Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo aggiornare e dobbiamo parlare effettivamente dell'evento che arriverà per l'appunto domani stesso. Evento che è stato annunciato oggi, proprio così, in estemporanea, senza preavviso, senza niente, ovvero l'evento che praticamente ci permetterà di festeggiare il Natale, quindi il classico evento di Natale che si chiama The Holy Flames Gift, quindi il regalo, diciamo, della Sacra Fiamma, se così si può dire. Dove praticamente avremo la possibilità, a partire da domani, tramite il capitoletto dedicato, che si può vedere anche tramite il trailer presentato su Twitter, o X per meglio dire, dato che ora si chiama X, dove praticamente il gruppo dell'Avalanche si riunisce al Seven Heaven per festeggiare il Natale, scambiarsi regali e quindi stare, diciamo, in compagnia. Mentre stanno in compagnia, però, appare un Cactuar di Pan di Zenzero, a quanto pare, che deve essere sconfitto per poi ricevere ovviamente ulteriori regali. Quindi, diciamo, una storia abbastanza semplice, giusto per contestualizzare l'evento, che per l'appunto partirà già a partire da questa notte. Quindi questa notte alle 3 di notte sarà già attivo. Come si fa a giocare questo evento? È molto semplice, bisognerà praticamente affrontare le battaglie che ci verranno disposte in questo caso all'interno del gioco, e una volta completate queste battaglie avremo la possibilità di poter aumentare il livello del nostro regalo. Quindi più battaglie riusciremo a fare, più sarà alto il livello del nostro regalo e più oggetti, materiali e roba in generale avremo la possibilità di poter raccimolare durante il tempo. Come vedete, praticamente avremo le battaglie sulla sinistra e poi alla destra l'attesa di raccolta, un po' come le spedizioni del Chocobo, che una volta completate ci permetteranno di ottenere le ricompense. Come potete vedere, c'è anche una nota molto interessante, ovvero il fatto che il present leveling battles do not require the repeat completion of battle of the same difficulty level. Quindi praticamente non sarà richiesto ripetere più volte la stessa battaglia per incrementare comunque il livello dei regali. Quindi avremo una battaglia, la completeremo e dopodiché possiamo semplicemente stare fermi, aspettare e raccimolare gli oggetti che ci interessano. Come potete vedere, abbiamo diversi oggetti che verranno collezionati con il nostro livello di regalo, quindi il nostro livello di present. E come potete vedere, in questo evento è stata aggiunta una nuova meccanica di regalo che praticamente permetterà di ottenere diversi oggetti durante il tempo. Quindi, come ripeto, nelle spedizioni Chocobo avremo la possibilità di ritirare questi premi ogni volta. Questi regali ovviamente possono includere degli score battle keys che ci permetteranno di appunto completare queste battaglie per incrementare il nostro, diciamo, il nostro present gift, e avremo la possibilità anche di ottenere un'arma limitata 5 stelle speciale di questo evento, oltre ovviamente a tutti i vari oggetti per la sintesi e per l'upgrade delle varie armi. Ovviamente più sarà alto il nostro present level, più oggetti verranno acquisiti in un'unica botta. Quindi è ovviamente conveniente farmare o comunque livellare il più possibile il nostro present level. Si potranno ottenere anche degli oggetti scambiabili che si potranno ovviamente scambiare all'interno dello shop dell'evento, che praticamente verranno basati in base a quanto danno infliggeremo al boss. Quindi più saremo forti, più saremo possenti dal punto di vista offensivo, più punti riceveremo e quindi più potremo scambiare. Ecco qui i premi lussuriosi, come li ho chiamati la volta scorsa, ovvero premi lussuosi che effettivamente potranno essere
riscattati tramite gli oggetti scambiabili, come per esempio la spada free to play, in questo caso, che è l'insegna di Felice Vacanze di Cloud, Holiday Cheer, che da un lato io mi immaginerei anche un'arma buff, sinceramente parlando. Non so effettivamente se il data mining ci abbia dato delle novità, io controllo, no, però effettivamente non ci ha dato nulla, ma non mi sorprenderebbe un'arma buff, magari un aumento di attacco, aumento di attacco magico, una, magari anche un aumento di difesa, una roba del genere. Sinceramente parlando, con il fatto di avere Happy Holidays, mi farebbe un po' strano vedere Cloud che picchia la gente con questo cartello, mentre invece magari con la scusa di avere Happy Holidays, una sorta di incitamento nei confronti del party, potrebbe essere interessante. E poi ovviamente le quest per questo evento saranno aggiunte regolarmente, quindi avremo un evento che comunque sia durerà nel tempo, avremo la possibilità di aggiungere altri come dire, altre sezioni di capitolo, altre sezioni di evento, e quindi ci sta, anche perché come potete vedere l'evento dura praticamente fino a Natale, quindi da qui a Natale avremo tantissima possibilità di ricevere tanti tanti oggetti, quindi veramente tanta bella robetta. E diciamo una sorta di auto farm che è stato messo a disposizione dei giocatori, e quindi sinceramente schifo non fa, proprio per questo motivo, e avere la possibilità di avere oggetti, potenziare le armi, potenziare i personaggi e fare tante di quelle robe che effettivamente ci possono interessare. Detto questo, non c'è altro da dire per quanto riguarda Ever Crisis. Uscirà anche un video probabilmente su Opera Omnia, perché ovviamente, per chi non lo sapesse, ha chiuso i battenti, o per meglio dire chiuderà i battenti ufficialmente il 29 febbraio del 2024, quindi proprio nel giorno in cui uscirà Final Fantasy VII Rebirth, e niente, e quindi farò un video ovviamente omaggio e parlerò ovviamente della situazione di Opera Omnia, quindi se vi interessa saperlo sapete dove trovarmi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video possa esservi stato d'aiuto, e noi ci becchiamo ovviamente alla prossima. Bye bye.